Ciao a tutti, sono Carmelo. Oggi voglio parlarvi di allergie. È arrivata la primavera. Abbiamo spostato le lancette del nostro orologio un'ora avanti e le giornate sono molto più lunghe. Le temperature si sono alzate e i fiori sbocciano e ovviamente nell'aria c'è molta più liberazione di polline. Per qualcuno questo può dare molto fastidio perché si parla spesso di allergie primaverili. E in questo video voglio spiegarvi i rimedi naturali per combattere questo problema. Ma parliamo prima delle allergie. Cosa sono le allergie? Le allergie sono una reazione del nostro sistema immunitario a determinate sostanze, dette allergeni. Questi allergeni entrano nel nostro corpo e si comportano da antigeni e innescano i nostri anticorpi, causando delle reazioni che si manifestano sotto forma di sintomi. Quali sono questi sintomi? I sintomi possono essere a livello cutaneo, che possono essere delle dermatiti, la psoriasi o anche degli eczemi. Invece gli altri sintomi sono quelli che colpiscono le nostre vie aeree, la classica rinite allergica, quindi un'infiammazione della mucosa nasale con continui starnuti, mal di gola, mal di testa, tosse secca, naso che cola, quindi rinorrea e anche naso tappato, che difficoltà anche a respirare. Quali sono le cause? Come vi dicevo, il polline, ma anche le polveri e l'alimentazione. Allora, si parla sempre di polline nel periodo primaverile, però pensate che le piante non è che liberano il polline solo in primavera, alcune piante lo liberano anche nel periodo autunnale, invernale e anche prima della primavera. Per esempio, tra gennaio e aprile la maggior parte degli alberi libera polline, come per esempio i salici o anche i cipressi. Nel periodo autunnale invece le composite, per capirci le margherite, libero il loro polline, ma la maggior parte delle persone sono allergiche al polline delle graminacee, che è tipico del periodo primaverile. Vi dicevo anche l'alimentazione. L'alimentazione perché? Perché dobbiamo evitare di mangiare cibi istamino liberatori. Che cos'è l'istamina? L'istamina praticamente è una molecola organica che questi cibi liberano nel nostro corpo, soprattutto a livello del sangue. E qual è la sua causa? La causa dell'istamina causa una vasodilatazione, una broncocostrizione. Pensate che è uno dei primi mediatori degli stati infiammatori, soprattutto dell'asma allergico. Qual è il rimedio? Evitare questi cibi istamino liberatori. E quali sono? Il cioccolato, la birra, gli insaccati, i formaggi stagionati, la fragola, il tonno per esempio, i carboidrati e anche le farine, soprattutto le farine bianche. Pensate che le farine bianche causano un'eccessiva produzione di muco nel nostro via aerea. Quindi dobbiamo evitare questi cibi. Un altro rimedio appunto è cibarsi sempre di cibi di stagione, perché mangiare sempre gli stessi cibi altera la nostra barriera intestinale, quindi dobbiamo mangiare sempre cibi di stagione ed evitare questi cibi istamino liberatori. I rimedi naturali quali sono? L'assunzione di vitamina C. L'assunzione di vitamina C sapete benissimo dalle arance, ma soprattutto anche per avere un'ottima concentrazione, prendo un integratore a base di vitamina C di 1 grammo, oppure anche l'assunzione di rosa canina. La vitamina C aumenta le nostre difese immunitarie e abbassa questa istamina nel nostro sangue. Un altro rimedio è prendere gli antinfiammatori. Questi antinfiammatori quali sono? Sono gli omega 3 che sono presenti nel pesce oppure anche a livello vegetale nei semi di lino o nei semi di canapa. Gli altri antinfiammatori sono la curcuma, la curcumina e vi invito a vedere un altro video dedicato alla curcuma per sapere tutte le sue funzioni. E gli altri antinfiammatori per esempio possono essere la quercetina che è presente nella camomilla, è un flavonoide. Altri rimedi possono essere appunto contro i problemi delle allergie, può essere anche l'eufrasia. L'eufrasia è un'ottima pianta che viene utilizzata per l'eccessiva lacrimazione. Anche l'aglio è un ottimo, purifica il sangue ed è un decongestionante. Anche a livello di oli essenziali, sapete benissimo che gli oli essenziali se ne prendono pochissime dosi, si prendono 5 gocce massimo in poca acqua. Per esempio l'olio di cashew, l'olio di pino, di basilico e di eucalipto sono ottimi decongestionanti. A livello fitoterapico possiamo utilizzare altre piante, come per esempio l'Adda Todda. È una pianta appunto dall'alto potere antiasmatico e viene utilizzata appunto per le tossi secche e soprattutto ha un alto potere, è un broncodilatatore. Altre piante che possiamo utilizzare sono per esempio la drosera, che è una pianta proprio specifica per le tossi secche e continue,
Un'altra pianta è l'eleuterococco. L'eleuterococco lo conosciamo come energetico, stimola la mente, ma in genere aumenta anche le difese immunitarie e soprattutto distrugge i virus e i batteri presenti nel nostro organismo. A livello cutaneo viene utilizzato anche la liquirizia. La liquirizia serve soprattutto per gli eczemi e la psoriasi. Possiamo anche utilizzare il gel di aloe, questo vi invito a vedere un altro video dedicato all'aloe. Un'altra pianta che possiamo utilizzare è la perilla. La perilla ha un alto potere decongestionante, inibisce la produzione di leucotrieni, che sono praticamente delle molecole lipidiche che contribuiscono negli stati infiammatori quali l'asma e la bronchite. Inoltre la perilla stimola la produzione di interferoni, che sono praticamente delle molecole che produce il nostro stesso sistema immunitario ed evita la crescita e la produzione di virus. Infine parliamo della pianta più conosciuta e più famosa e più importante per le allergie, che è il Ribes nigrum, il ribes nero. Il ribes è una pianta appunto arborea, diciamo alta fino a 2 metri, e la conoscete sicuramente per i suoi frutti, i frutti neri, le bacchette nere. Viene utilizzata tantissimo in pasticceria per ornare le nostre torte e hanno anche un buon sapore, diverso dal ribes rosso. Il ribes nigrum comunque è detto proprio il cortisone naturale per eccellenza, perché ha un alto potere antinfiammatorio e antistaminico per eccellenza. A differenza dal cortisone sintetico, che ha le sue controindicazioni, quali l'aumento del picco glicemico, il ribes può essere utilizzato. L'unica controindicazione è può aumentare un poco la pressione, quindi bisogna stare attenti. Che cosa si utilizzano? Le bacche vengono utilizzate soprattutto i semi, che contengono tantissimo omega 3 e omega 6, quindi ottimi antinfiammatori. Invece quello che si utilizza di più sono le gemme apicali della pianta. Viene infatti venduto molto il gemmo derivato di Ribes nigrum. Invito sempre a utilizzarlo prima degli stati primaverili, quindi prendere circa 30 gocce 3 volte al giorno in un bicchiere d'acqua, e nel periodo casomai primaverile aumentare le dose a 50 gocce 3 volte al giorno. E nelle gemme apicali, appunto, dicevo, c'è tantissimo flavonoidi, tra cui anche la quercetina, quindi dall'alto potere antinfiammatorio. È antistaminico per eccellenza perché stimola le ghiandole del surrene a produrre il cortisolo. Il cortisolo è un cortisone appunto endogeno. Per qualsiasi altra curiosità contattatemi, scrivete qui in questo video e contattateci anche nella pagina Facebook. Grazie per l'attenzione, alla prossima!